FIFA Mundialito. Classifica a girone. Punticino li separa dalla tanto attesa fase eliminazione diretta. Basterà loro, insomma, evitare una sconfitta oggi e l'opinione generale è che questo sia un obiettivo alla loro portata. Possono pareggiare e l'aspettativa del pubblico è altissima, la mente è già forse rivolta alla fase finale, magari addirittura al trofeo. Siamo pronti a scoprire se le attese saranno rispettate e i loro tifosi potranno togliersi qualche altra grande soddisfazione in futuro. È qui che i moderni gladiatori si esibiscono celebrando le gesta della città di Roma. Il pubblico si alza in piedi per rispetto all'inno della Francia. Continua con questa risposta. Risultati a disposizione per mettere in ghiaccio il passaggio del turno. Beh, credo che sia più difficile mancare la qualificazione che raggiungerla, per come si sono messe le cose nel girone. È quasi inevitabile che il pensiero vada ai probabili avversari del turno successivo. Non devono cadere nella trappola di assentarsi dall'incontro di oggi. Formalità o meno, c'è sempre una partita da giocare. Tutto pronto, la sfida può avere inizio. Fekir. Guarda come fanno salire entrambi i terzini. Ma cosa stanno cercando di fare? Beh, penso... Autogol! E qui anche sfortuna. Può succedere, eh? Però un regalo così non andrebbe fatto. Spinazzola può tentare la conclusione e trova il fondo della rete. Hanno trovato la parità. Era difficile fare meglio, un tiro perfetto. Credo che non abbia nemmeno guardato la porta, la sentiva, ha colpito di puro istinto trovando l'angolo giusto. Pogba! Fantastico gol! Un gol incredibile! Davvero un gol bellissimo questo! Bellissimo! Non poteva esserci un momento migliore per andare in vantaggio.
e ha sfruttato alla grande questa occasione. Che giocata! Gli hanno regalato una chance e l'ha sfruttata al meglio. Sono due i gol per lui in questo torneo. Spinazzola. Jorginho. Quando arriva in rete, colpisce e trova la rete. È impossibile fare pronostici in una partita così aperta e combattuta. Una conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Primo tempo davvero interessante, tutte e due le squadre si sono date molto da fare. L'Italia ci ha mostrato una prima parte di gara eccelsa sotto il punto di vista offensivo, al pari dell'attacco avversario per la verità. 2-2 e si va così all'intervallo al termine di un primo tempo scoppiettante. Nei prossimi 45 minuti si decideranno i giochi di questo girone. Se vuole provarci da quella distanza, deve cercare di dare al pallone una traiettoria. Lorenzo Insigne! Grande opportunità! E c'è il gol dell'Italia! Non si sono disuniti e sono tornati avanti. Il portiere non è riuscito a bloccare e allontanare questa palla e l'autore del gol non si è lasciato sfuggire l'occasione. La difesa ha sbagliato, ma lui è stato bravissimo a seguire l'azione e a indurli all'errore. E con questo segna una doppietta, davvero una grande partita. Passaggio sulla destra. Tovin, parata di Donnarumma. Che salvataggio da parte del portiere! Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Alza lo sguardo per controllare il piazzamento dei compagni. Colpisce il pallone! Gol rete! Due gol in più e partita saldamente nelle loro mani. Mendy, grande movimento nello spazio, non può, qui deve tirare, e sì, trova la rete. Proprio lo scadere, hanno trovato un gol pesantissimo. Si è aggiustato bene il pallone prima di tirare e poi è riuscito a insaccare senza nessuna difficoltà. Eccolo il triplice fischio, il fischio che determina la fine della gara. Da questo momento la fase finale non è più un sogno, è realtà, la festa può cominciare. Erano scesi in campo con la consapevolezza di dover vincere a tutti i costi dopo i due punti raccolti finora. Chiudono il girone a 5.
Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Hanno disputato un buon girone e ora possono giustamente festeggiare una qualificazione che si è fatta aspettare. Naturalmente adesso che inizia la parte più difficile del torneo, ma questa squadra può arrivare lontano, Fabio. Solo pochi secondi ancora di collegamento. Un ringraziamento a Luca Marchegiani, come sempre a mio fianco. È stato un onore, come sempre. Risultati e classifica della giornata. Semifinali. Andiamo a vedere la classifica marcatori ed assist man.